Lui è Sid, un cane di circa 20 anni ormai cieco e sordo che viveva legato a una pesante catena in una casa di campagna Iesi. I suoi soccorritori invece sono le guardie zoofile dell'OIPA di Ancona che dopo averlo salvato hanno deciso di dargli questo nome, lo stesso del bradipo sorridente del film L'era glaciale, perché quella è stata la sua espressione quando è stato liberato. Sid passava le giornate nella solitudine e nell'incuria in attesa del proprietario morto da tempo. Lo racconta Rocco Coretti, coordinatore regionale delle guardie zoofile. Lo abbiamo subito ripulito da un'enorme massa di peli, pulci e serpaglie che lo intrappolavano e fatto visitare per verificare le sue condizioni di salute. I familiari del proprietario scomparso pensavano di potersi prendere cura di lui, assicurandogli un pasto quotidiano, ritenendo che questo fosse sufficiente a garantirgli una vita dignitosa. Nei loro confronti è stato subito avviato il procedimento sanzionatorio e le verifiche del caso. Data la situazione, gli agenti hanno deciso di portare via il piccolo Sid, che ora si trova in una struttura veterinaria privata. Le sue condizioni fisiche sembrano stabili, il cagnolino è ancora sotto osservazione ma presto potrà uscire dalla clinica. L'OIPA di Ancona ha deciso di affrontare tutte le future spese garantendo ogni cura necessaria per regalargli una vita serena. Sid però cerca casa, il suo cuore grande e forte ha ancora tanto amore da dare. È un cagnolino molto dolce, ha detto la coordinatrice provinciale Luana Abedetti. Speriamo che presto possa avere una famiglia. Chi vuole adottarlo può contattare questo numero e dare così un altro lieto fine alla storia di Sid.